Eh sì, ragazzi, purtroppo sì, non è uno scherzo, è successo davvero e mi hanno rapinato. Allora, inizio col dire che questo non sarà uno dei miei soliti video, anzi mi scuso già da adesso, sarà piuttosto un video piuttosto serio e ne approfitto anche per dirvi una cosa. Quindi se siete entrati su YouTube con l'intento di divertirvi o comunque di vedere uno dei miei soliti video dove scazzo, dove cazzeggio, non è questo il video. Se invece vi interessa quello che mi è successo, perfetto, potete anche non chiudere il video, non mi offendo, potete guardarlo. Allora, cosa è successo? Per chi mi segue su Instagram sa praticamente già da ieri, che mi hanno rapinato sabato sera. Perché? Che è successo? Allora, io il sabato sera esco, come penso che facciate anche qualcuno di voi, e di solito vado in una città, in un paesino comunque lontano, diverso dal mio. Non proprio lontano, ho visto prima, sono 5 km di distanza tra il mio paese e dove esco. Di solito ci vado sempre, o comunque con Tizio o con Caio. Capita che molto spesso esco, tranne quando sta la partita del Napoli, perché lì cosa vuoi uscire? Ci sta il Napoli, rimani a casa, stupido. Come ci arrivi lì? Allora, all'andata, assieme a tanti altri ragazzi, vabbè, chi sarà delle mie zone comunque capirà subito. All'andata prendo l'ultimo treno delle 8:37. Ultimo treno perché al ritorno serve il passaggio o del genitore di Tizio, del genitore di Caio, o direttamente dai miei genitori, semplicemente. Questa volta non potevano nessuno dei tre ragazzi. E quindi decidiamo di fare una cosa che un altro gruppetto di nostri amici fa, non spesso, comunque ha già fatto. Cioè, tornare a piedi. 5 km a piedi sono più o meno 40, 50, esagerando, un'oretta a piedi. Ci vuole un'oretta di tempo per arrivare a dove abito io. E così prendiamo in considerazione l'idea di tornare un po' prima, ma comunque tornare a piedi, quindi rimanere comunque insieme, lontano da questo paese, ma comunque insieme. Cosa c'è però? Questa cosa io e un altro mio amico che chiameremo Pietro. Io e Pietro questa cosa non l'abbiamo mai fatta e di conseguenza non conoscevamo né le strade. Forse è giusto la strada, proprio ci siamo fatti un'idea della strada. E a parte quello, niente, non l'avevamo mai fatto. Mentre invece il terzo amico che chiameremo Caio conosceva la strada e l'aveva già fatto qualche volta. Dopo aver passato comunque una bella serata, si fanno le 11, 11 e un quarto e decidiamo di avviarci per comunque stare per mezzanotte, mezzanotte e un quarto, massimo mezzanotte e mezza a casa, sani e salvi, almeno speravamo che andasse così. Quando ci incamminiamo per percorrere questa strada, già io e il mio amico notiamo che iniziamo a dire che non c'era nessuno, cioè eravamo gli unici, e ci chiediamo: ma perché? Come mai con tutta questa gente nessuno fa la nostra stessa cosa, cioè se la fa a piedi, non ricordando che comunque c'era un'altra strada, una strada principale molto più sicura. E dopo questa cosa non ci facciamo neanche più caso. E dopo 10 minuti c'è una strada proprio buia, è comunque una strada tutta dritta, ma proprio buia. E a destra sul muro era tipo sfondato. C'era un buco a mo' di tombino di It. Iniziamo a fare scherzi tipo: ehi, guarda, c'è It, corri! Fece anche il video dove correvamo. Era anche abbastanza divertente, ma adesso chissà che fine avrà fatto. Dopo, vabbè, dopo cazzatine varie, dopo le corse, dopo gli scherzi: guarda, c'è un fantasma dietro di te, corri, muoviti. C'è un'altra strada lunga e quasi buia. Camminiamo un po' per questa strada e all'improvviso vediamo un motorino. Tra l'altro l'unico che abbiamo visto in quella via. E questo motorino, appena vedo questo motorino, io per scherzare, ma neanche così tanto, cioè stavo scherzando, ma ero anche serio. O comunque volevo un parere dei due miei amici. E inizia a dire: mo questi ci fanno una bella rapina. E i miei amici iniziano a dire: no, ma quando mai? No, tranquillo, stai tranquillo che devono fare la rapina. Quando questi due ragazzi sul motorino, che poi ragazzi è un'esagerazione, saranno stati adulti, cioè dire ragazzi è proprio un'esagerazione. Quando queste due persone sul motorino si avvicinano, si sorpassano e dico: vabbè, dai, fortunatamente non è nulla di grave, semplicemente due persone sul motorino. Però che fanno? Ci sorpassano, fanno un giro e tornano indietro. Lo fanno un'altra volta, lo fanno una seconda. A quel punto iniziamo a dire: ma che cosa? Perché? O comunque ci insospettiamo, ma non a tal punto da arrivare alla conclusione di una rapina. Avanti e indietro, avanti e indietro. Noi continuiamo a camminare, ovviamente. Dopo 3-4 giri, girano ancora, arrivano davanti a noi e non girano più. Iniziano ad accostarsi, tra l'altro abbagliandoci perché eravamo tipo così. Poi arrivano questi con i fori puntati negli occhi e non vedi più nulla. Si avvicinano,
si fermano e iniziano a dire: datemi tutti i telefoni, minacciandoci e diciamo urlando, comunque usando un tono di voce alto. A quel punto ho detto: davvero? Ma mi avranno sentito, staranno facendo uno scherzo? Avrò avuto se no 3 secondi per pensare tutte queste cose, per pensare: ma è uno scherzo? Ma seriamente? Ma devo dare il telefono? Cosa faccio adesso? Ma chi sono questi? E niente, succede che sfilo il telefono di tasca e glielo do. Quando glielo do mi dicono di girarmi, comunque di non guardare, e quindi mi tiene bloccato dall'altra parte. Questa cosa è stata fondamentale perché praticamente non mi ha fatto, cioè io di quei due, quello dietro non me lo ricordo proprio, il conducente ricordo i lineamenti, ma nemmeno, non ce li ho presente. E quindi questa cosa di farmi girare gli ha aiutati per non dare troppi punti di riferimento alla polizia al momento della denuncia. Infatti ieri sono stato trattenuto in caserma per ben due ore e mezza buone per denunciare l'accaduto, appunto. Comunque io mi giro, con la coda dell'occhio volevo vedere i miei amici che cosa facessero. C'era Pietro che non voleva dare il telefono, è stato 5 secondi buoni fermo a non fare nulla, e io credo sia stata quella il momento più pauroso, perché ho detto: ecco, adesso questi si arrabbiano e fanno qualcosa. Fortunatamente dopo varie minacce gliel'ha dato Pietro il telefono, tizio Caio che conosceva la strada, non mi ricordo adesso che nome gli ho dato. Dà anche il suo tablet, che tra l'altro gli è andato molto bene, perché quel tablet quanto sarà costato? Scrivimelo nei commenti. 50-100. Prendono tutti i telefoni. Pietro gli ha dato anche 5 euro. Convincendoli, cercando di convincerli a non prendersi il telefono. Io avevo 2 euro di spiccioli, non credo se li sarebbero presi. E prendono tutti i telefoni e se ne vanno via. Tutto questo sarà successo in massimo 10 secondi. Ma 10 secondi di terrore, ragazzi. Proprio di terrore. Io tremavo. È stata un'esperienza abbastanza traumatica. Tra l'altro, facevano 11 gradi. 10-11 gradi. Comunque faceva freddissimo. Io avevo una felpa. Avevo la felpa della Thrasher che è imbottita, cioè è calda. Comunque chi ce l'ha me lo può confermare che è calda, ma tremavo di freddo. Dicevo, tutto questo è successo in 10 secondi, ma in 10 secondi quel tizio è venuto, mi ha minacciato, io gli ho dato il telefono tremando, mi ha fatto girare, con la coda dell'occhio vedo questo mio amico che non dà il telefono e spero che glielo dia, glielo dà, prendono anche il tablet e se ne vanno. Erano armati questi tizi, cosa vi ha spinto a dargli il telefono? Allora, io non lo so cosa mi ha spinto a dargli il telefono, ragazzi. Voi se vi trovaste in quella situazione, spero mai, ma nel caso vi dovreste mai trovare una situazione del genere, mi capirete al volo. Cioè non è che li pensi a scappare. Ovviamente spero che questo non accada, ovviamente, perché è una situazione proprio brutta, ragazzi. Chi è facilmente emotivo può rimanere traumatizzato, praticamente può non uscire più di casa, e al massimo posso non andare più in quella zona, perché poi non uscire di casa sarebbe un po' un'esagerazione. L'importante è questo che voglio dirvi, ragazzi. L'importante è studiare la situazione e capire quando una cosa si può fare e quando no. E solamente questo, perché poi sono situazioni quasi imprevedibili, cioè può succedere nelle vie più sperdute, quando può succedere anche, non lo so, sotto casa vostra. Ve le sto proprio buttando, io una grattatina me la farei. Mi raccomando, corna al cielo, perché ve ne sto buttando tante. Erano armati? Non lo so, perché appunto in quella situazione non ho pensato a vedere se fossero armati, o almeno non me ne sono accorto. Ma il mio amico dopo mi ha detto che il conducente aveva una mano coperta, e come se volesse cacciare qualcosa mentre ci minacciava. E adesso, ragazzi, ma tu molti mi hanno detto: ma perché non sei scappato? Ok, apriva il giubbino, cacciava una pistola, un coltello, e che facevi? Sul motorino scappavi, loro ti inseguivano, ti investivano, che facevi? Cose che possono succedere, soprattutto quando non sei lucido, perché in quella situazione la poca lucidità che hai la usi per dargli il telefono e basta, finisce lì. E niente, dopo che ci siamo fatti fare i telefoni come se nulla fosse, intanto io ho realizzato 10 minuti dopo, ho detto: mio Dio, il telefono, si sono rubati il telefono. E poco più avanti, ringraziando il cielo, poco più avanti c'era l'unico chiosco di tutta la via, zona isolatissima. Comunque c'era questo chiosco al quale abbiamo chiesto al proprietario, tra l'altro gentilissimo, di chiamare i nostri genitori. Lui però prima, appena abbiamo spiegato l'accaduto, ha chiamato subito la polizia e i carabinieri, e poi abbiamo chiamato, io ho chiamato mia madre. Tra l'altro, quando ho preso il telefono ho visto che c'era l'1% di batteria, ho detto: oh c***o. Infatti mentre parlo con mia madre, proprio nel momento in cui stavo dicendo mamma mi trovo a, si spegne il telefono. Il barista lo mette nella presa per fare le crepe, cioè c'è tipo una presa USB nell'apparecchiatura per fare le crepe. Quindi accendi la macchina, aspetta che si riscalda, metti il telefono, il cavetto difettoso, se parlavi così non si caricava, dovevi stare tipo piegato per mamma mi hanno rapinato. E quindi è stata una situazione abbastanza di merda.
Fortunatamente, dopo che è venuta la polizia, in mezzo al buio all'improvviso vedevi queste luci blu arrivare. Scende dalla macchina il poliziotto, ci chiede un po' i dati nostri, la via, il nome, il cognome, il telefono. Ci chiede l'accaduto e niente, se ne vanno i poliziotti. In tutto questo, ragazzi, un freddo gelido, l'ansia che potessero ritornare, che si potessero arrabbiare con noi per aver chiamato la polizia, per aver parlato con qualcuno di questa cosa. Poi non vi dico, si è accostata una macchina mentre stavamo chiamando i nostri genitori, pensando che fossero altri rapinatori. Cioè, ormai proprio la paura a mille. E abbiamo chiamato i nostri genitori per farci venire a prendere, proprio per paura di continuare a fare quella strada. Cioè, mai più, ragazzi, mai più. Comunque, dopo mezz'oretta, verso la mezzanotte e mezza, arriva il papà di Pietro. Viene il papà di Pietro e ci porta tutti quanti a casa. Ovviamente arrabbiato. Niente, ragazzi. E quindi adesso sono senza telefono, senza WhatsApp, con questo S3. Ma fortunatamente sto bene. E mi raccomando, ragazzi, attenti sempre quando vi trovate in queste situazioni. Niente. Questo video era giusto per spiegare cosa mi è successo. Spero che non sia venuto troppo lungo. Vi ringrazio per i bei messaggi. Mi avete chiesto come stessi. E fortunatamente sono ancora tutto intero. Ma senza telefono. Vabbè, quello è un discorso a parte. Spero che questo video, diverso dal solito e serio, vi sia piaciuto. E niente, noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.